Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, grazie a Mamma Ye, che ormai ha deciso di droppare SBC, Icon, Medie, Prime, Prime Moments, chi più ne ha più ne metta, vi voglio portare quella che è la tier list delle Icon Prime. Mancava dopo quella delle Mid e delle Baby che avevo già fatto, questa per chiudere, diciamo, il quadro della situazione, visto che sempre più carte di questo tipo ne avete tra le mani e quindi insomma ci tenevo a, per completezza a fare anche questo tipo di video. Vi preannuncio che tutte le scelte sono fatte per lo più in base a quello che è il mio gusto personale, ovviamente anche in base a parametri oggettivi e test di carte che ho fatto e che si sono stati fatti, però non vi scandalizzate se il vostro amatissimo Rush Prime che avete trovato e che vi è rimasto tra il canino e l'incisivo e che volete in tutti i modi andare a utilizzare, vi dico che è una pippa, non vi scandalizzate, così che non andate a triggerarvi se trovate uno in una categoria che ritenete che non sia la categoria giusta. Cercate sempre di argomentare, perché spesso e volentieri si scade in insulti sotto alcuni video che, insomma, sono un po' tristi secondo me. Quindi, senza perderci ulteriormente in chiacchiere, direi di passare subito a vedere quella che è la categoria delle Icon God, così come le ho denominate. Chiaramente Icon God, che sono anche quelle che probabilmente necessitano del minor numero di commenti e di analisi, però per completezza facciamoci una panoramica. Chiaramente al primo posto, come non andare a mettere il buon R9, uno dei migliori attaccanti su FIFA da quando è uscito, da FIFA 18, 5-5, veramente un giocatore spaziale. Così come non si può non menzionare Eusebio, nonostante quest'anno abbia un pochino perso di efficacia, visto che si preferisce più la quinta skill alla quinta piede debole, ma comunque parliamo di un giocatore che è assolutamente iper mega utilizzabile e assolutamente in meta. Abbiamo poi Pelé, anche qui si sono un po' rovesciati i rapporti di equilibrio tra Pelé e Eusebio rispetto all'anno passato, vista la quinta skill, magari ha un qualcosina in più, molto molto agile, finalizza molto bene, può fare la punta, può fare il COC, quindi molto molto bene il buon Rey. Un altro giocatore al quale viene chiaramente paragonato in termini di utilizzo Pelé è Cruyff. Spesso e volentieri mi chiedete e la mia risposta è che tra i due dipende dalla posizione, perché se vi serve una punta andrei su Pelé, mentre se vi serve un COC, visto che è anche 5-5, andrei a utilizzare Cruyff in quanto passa meglio il pallone e soprattutto rispetto a Pelé ha una potenza tiro inferiore, quindi spesso e volentieri si ritrova a calciare in maniera inefficace, quindi per questo motivo lo terrei un po' più lontano dalla porta. Ronaldinho Prime, non ve lo sto chiaramente a commentare, ottimo esterno così come ottimo centrocampista, 5 di skill e 4 piede debole, un giocatore clamoroso, il figlio di Holly. Sul reparto destro abbiamo Garrincha e Best, un po' i gemelli della fascia destra in termini di icon, spesso e volentieri mi si chiede chi è meglio tra i due, sto dicendo troppi spesso e volentieri, comunque mi si chiede chi è meglio tra i due e la mia risposta è che tra i due preferisco Garrincha, visto che il 5 piede debole quest'anno, il 5 skill, scusatemi, è fondamentale, sulla fascia vi dà la possibilità di fare suola più scoop turn, elastici e che più ne ha più ne metta, che sono fondamentali per andarvi ad accentrare e cercare spazi. Quindi, ovviamente, sono due ottimi esterni, entrambi possono fare sia fascia che seconda punta, un po' meno ruoli come quello di COC, però sono due giocatori top. Cantona l'ho messo nei God per non prendere insulti, anche se io l'avrei piazzato più negli ottimi, perché oh, Cantona, sì, ho tutto quello che volete, ma è un giocatore che ha quel classico body type tronco un po' piantato, che non mi fa proprio gridare di gioia. Poi, per carità, parliamo comunque di un giocatore spaziale che magari utilizzerei più per questo motivo da esterno piuttosto che in altri ruoli. Gullit inaugura quello che è il filotto dei giocatori top di centrocampo, ovviamente anche lui non lo scopriamo oggi, fa tutte le fasi sia di offensive che difensive, può fare anche il CC, ma i ruoli prediletti sono CC e CDC. Stessa cosa vale per Vieira, ovviamente tolto quello che è il discorso offensivo perché Vieira è il re della difesa del centrocampo, CC-CDC anche per lui. Zidane invece un po' più alla Gullit, però con una maggiore propensione offensiva, lo possiamo utilizzare sia da COC che da CC-CDC in 4-4-2, 4-2-3-1 e magari anche da CC in quelli che sono i vari rombo, eccetera, eccetera. Abbiamo poi il buon Matthaus, anche qua carta clamorosa che può essere impiegata magari anche da quinto in difesa, completo, fa tutto, passa bene il pallone, difende un po' un Kanté, diciamo, boostato sotto questo punto di vista. Trittico poi difensivo con Maldini Prime, che è uno dei migliori giocatori del gioco come al solito, il buon Paolone, Carlos Alberto che può essere anche utilizzato in posizione centrale oltre che da terzino, e stessa cosa
per Rio Ferdinand, ovviamente non per quanto riguarda il discorso di terzino, ma perché parliamo di un difensore che negli anni si è sempre confermato al top. Una volta terminata la God tier, passiamo a quella che è la tier delle carte ottime, ossia quelle che sono un gradino sotto, e a inaugurare questa categoria, come non mettere mio figlio Dalglish. 5 di piede debole per lui, sapete l'anno scorso quanto io abbia amato questo giocatore, quest'anno ha perso un pochino in termini di utilizzabilità, ma comunque parliamo di un signor attaccante, sia da prima punta che da seconda, non lo utilizzerei da CC per via dei passaggi, così come da esterno per via dell'altezza. E seguito da Eto'o, ovviamente qui le carte sono messe un po' in ordine sparso, e non è necessariamente un ordine di gradibilità sotto questo punto di vista. Quindi andiamo con Eto'o, che è un 4-4, quindi un giocatore molto versatile, lo utilizzerei sia da punta che da seconda punta, può fare anche tranquillamente l'esterno, non il CC, ma il Re Leone anche qua è sicuramente una delle carte icon inserite quest'anno tra le più valide. Così come lo è Puskas, che non è nelle God eccetera eccetera perché ha 3 di piede debole, 3 di piede debole raga per me è un grosso problema. Perché vi dà la possibilità di girarvi sempre solo su un piede e quando vi ritrovate sul piede debole sbaglia passaggi e tiri incredibili. Quindi Puskas, ottimo giocatore, ma non tra quelli che per me sono fenomeni che fanno un campionato a parte. Riki Kaká, molto valido nella sua versione Prime, da utilizzare ovviamente esterno per via anche del suo body type, non lo utilizzerei né CoC né punta visto che non è proprio sua agilità in persona. Un'altra carta molto interessante che spesso e volentieri viene sottovalutata è JJ Okocha, perché comunque parliamo di un giocatore che ha 5 skill, con un bel body type, molto rapido, che può essere utilizzato sia esterno che CoC, così come seconda punta, quindi una chance datela a Okocha, non lo scartate. A prescindere, perché poi c'è un meme, no? Okocha, quando vedete bandiera Nigeria, sì, ma quando è un'icona Prime, Okocha, vi ripeto, il fatto solo ne sa. Stessa cosa vale per Del Piero, bella carta, da CoC anche grazie al flare del tiro a giro, insomma, se la cava molto bene, 5 di piede debole per lui, non lo utilizzerei da seconda punta, visto che non è agilissimo, né tantomeno d'esterno per via dell'altezza. Discorso analogo vale per Diego Maradona nella versione Prime, che ve l'ho piazzato negli ottimi per non sentirmi anche qua criticato, però raga il treppiede debole è un problema, perché i ruoli chiave per lui sono CoC e seconda punta, e un CoC con treppiede debole e una seconda punta con tre di piede debole non è che fondamentalmente siano questo spettacolo, però comunque sul mercato è un giocatore che costa tanto, quindi se ve lo ritrovate non scambiabile è un delitto non usarlo. Potete provarlo anche esterno, perché dei ragazzi che insomma mi seguono lo hanno provato. Anche lì li ho visti all'opera e devo dire che non è malvagio, visto che ha anche poi 5 di skill. Petit inaugura il filotto dei giocatori di centrocampo nella categoria degli ottimi, giocatore molto completo, un gradino sotto quelli della categoria COD, ma molto molto forte anche lui, così come lo è Sien, anche qui una sorta di Kanté difensivamente migliore e più o meno con la stessa propensione offensiva, quindi è Sien molto valido anche lui. Ballack e Schweinsteiger possiamo fare due discorsi analoghi, perché fondamentalmente ricevono un boost statistico, hanno delle discrete statistiche, anzi ottime in tutti i reparti, tranne nella velocità e nell'agilità e nella reattività, quindi magari con l'L2 fanno un pochino di fatica, non sono così esplosivi nei movimenti, ma sono comunque due signori centrocampisti. Così come lo sono Makelele e Lam, due giocatori che a centrocampo possono sicuramente trovare spazio. Entrambi sono, diciamo, una sorta di Kanté anche in questo caso e ci possono stare tranquillamente. Roberto Carlos invece ci preannuncia quello che è l'ambito difensivo, lì sull'out di sinistra, anche per dare un po' di ricambio ai vari Mendy eccetera, può trovare sicuramente il suo ruolo, non lo sposterei DC a causa del suo work rate cannato, quindi uno dei pochi terzini che non switcherei DC. Sol Campbell molto molto buono, anche qua un difensore bello arcigno, roccioso, così come Blanc, così come Deselli, parliamo di giocatori insomma di un certo spessore che negli anni sono sempre confermati ad alto livello nella usage delle squadre. Zambrotta Prime ancora, anche qui sia da terzino che anche adattato a difensore centrale, molto molto valido, e anche Vidic Prime lo preferisco a tutte le altre versioni, un tentativo glielo si può dare, insomma non lo scarterei così a prescindere, anche se sapete quanto la velocità è comunque importante nell'economia di un sistema difensivo quest'anno. Ha creato poi la categoria del meme, portieri dei pro, abbiamo Yashin, Schmeichel, Van der Sar e Cech. Yashin che io ho piccato dal pick icon fortissimo, Schmeichel che è molto usato, un po' meno Van der Sar e Cech, raga, però sono portieri. Portieri è la cosa più soggettiva di questo videogame, quindi se li usate e vi trovate, nessuno può dirvi che state dicendo una sciocchezza, perché magari a voi parano e a un altro no, quindi testateli. Su Yashin e Schmeichel, vi ripeto, ci posso mettere io la mano sul fuoco, sugli altri due un po' meno.
Dopo la categoria degli ottimi, passiamo a quella che è la categoria degli usabili. Già so, magari qua si scateneranno polemiche e dibattiti, soprattutto in apertura di quella che sarà la categoria successiva. E ad aprire la categoria degli usabili abbiamo Crespo, Raul e Fernando Torres, tre giocatori diversi ma simili tra loro, perché parliamo di tre giocatori che hanno 4-4, quindi sono tutte e tre poi prime punte. Molto simili perché non sono né così agili né così tronchi, sono esattamente una via di mezzo. Quindi prima punta e seconda punta ve la possono anche andare a fare. Sarebbe un peccato non andare a utilizzarli. Soprattutto Torres, poi io vabbè, c'ho un debole, regà, per Torres, non ce ne faccio. Quindi probabilmente a fine anno la mia coppia d'attacco sarà Torres e Dalglish, sappiatelo. Pavel Nedved, un esterno anche qua con 5 di piede debole, quindi può essere utilizzato tranquillamente. Ashley Cole è un buon terzino. Stessa cosa vale per Bergkamp, che può essere utilizzato da trequartista tranquillamente o anche da CC, magari in un 5-3-2, in un 4-3-1-2, un 4-1-2-1-2. Stoichkov, bel giocatorino, pecca un pochino per colpa del treppiede debole e visto che non è neanche questo granché di agilità, però può essere utilizzato anche CC come ha provato anche il buon Hollywood e non è un giocatore assolutamente da buttare, così come non è da buttare Figo né tantomeno Overmars, perché sono giocatori che sull'esterno possono essere interessanti, soprattutto Figo per quanto riguarda il discorso di link d'intesa che va a dare. Come poi andare a eliminare così l'umile Pep, che comunque al centrocampo, vi ripeto, il suo può tranquillamente darlo. Emilio Butragueño, che mi guarda là che sembra, non lo so, un bronzo con quella faccia, regà. L'anno scorso usavo Dalglish e Butragueño, quest'anno purtroppo il 3 di skill di Butragueño è troppo, insomma, deleterio, non lo si riesce a usare proprio, quindi peccato, perché comunque parliamo di un giocatore basso, agilissimo, con 5 di piede debole, veramente una furia all'interno dell'area di rigore, da seconda punta fa ancora tuttora il suo. Socrates, regà, io ve l'ho messo anche qua per non beccare insulti, perché a me Socrates non mi dice né niente. Davanti non lo potete usare perché è troppo un tronco. Dietro non difende. Ve l'ho piazzato negli usabili perché se trovate Socrates Prime lo so che non lo mettete in panchina. Quindi se lo volete usare, provatelo, ma vi giuro non saprei dove metterlo. Ve l'ho piazzato là solamente per evitare discussioni. L'angelo biondo, il buon Hernandez, può essere utilizzato tranquillamente da esterno per colpa del treppiede debole. Anche qua non lo metterei in ruoli delicati come punta o seconda punta, ma lo metterei a cavalcare in zona laterale del campo. Cosa diversa per Aggi, che è un 4-4, può essere utilizzato da CoC e da seconda punta. Non è così alto che prende campo, quindi magari d'esterno, occhio. Però sicuramente parliamo anche qua di un giocatore che un tentativo può sicuramente riceverlo. Titi Henry negli usabili, ma come Henry negli usabili, non negli ottimi? No, raga, Henry da FIFA 19 è diventato una pippa, su FIFA 18 so tempi lontani dove era forte, da punta non lo puoi usare perché è un tronco, lo potete provare a utilizzare da esterno, diciamo body type alla Cristiano Ronaldo, ma insomma io non vi garantisco nulla, testare per credere. Seedorf ha poca difesa, però se difendete manuale lo potete anche provare a utilizzare in mezzo al campo da CC o da CDC. Zola da CoC ci può stare, così come le altre versioni, magari con un cacciatorino. Reparto difensivo che vede poi la presenza di Cannavaro, che io non amo perché è un difensore bassino per quello, però è comunque un signor difensore, e Avie Zanetti perché comunque parliamo di un giocatore che il suo lo fa sempre. Vi ho messo Baggio anche qua per spegnere un po' polemiche, però Baggio, raga, è un giocatore che non rispecchia per niente quelle statistiche, sono bustate, c'è un body type di un ambiguo incredibile, non si gira alla perfezione, l'ho messo negli utilizzabili perché comunque, vi ripeto, c'ha delle statistiche che sembrano buone, si può provare in posizione di COC. Veron invece per me è una hidden gem, raga, una gemma nascosta e preziosa, l'anno scorso è stato utilizzato anche in competitive, spesso e volentieri lo trovate e dite no, questa è una pippa, no. Da CC o da CDC, la Bruchita, occhio, perché se gli piazzate un'ombra e difendete in maniera abbastanza manuale, magari non vi farà questi grandi interventi automatici, ma è veramente fastidioso, perché poi anche in fase di impostazione ha dei buoni passaggi, quindi vi assicuro che è un tentativo a Veron, anche in questo caso lo andrei a dare. Adesso arriva la categoria dolente, la categoria degli SBC, ovvero giocatori che per me non possono circolare minimamente. In realtà mi è scappato il dito perché Rijkaard l'avevo messo negli utilizzabili, quindi anche qui a centrocampo Rijkaard, anche se non eccelle per rapidità, lo potreste andare a provare. Nella categoria degli SBC arrivano tutti gli altri, ovvero i giocatori che per me veramente non possono minimamente circolare. E trovate, vedete, un sacco di giocatori che nella realtà erano dei fenomeni, ma che purtroppo su FIFA non hanno ottenuto il giusto riconoscimento. Abbiamo Koeman, che non è né carne né pesce. Stessa cosa per Bobby Moore, Kluivert, pace all'anima sua, insomma, uno dei migliori attaccanti che abbiamo avuto.
purtroppo su FIFA non rende. Laudrup che di bello gli è rimasto questa folta chioma. Lineker che ci guarda con questo sorriso sferzante, ma che insomma non è che renda più di tanto. Van Basten, noto per la mossa del secolo di Danjolf, e basta. Hierro che manco con la T-Max lo andrei a piazzare in squadra. Stessa cosa a Barresi che non solo c'ha il problema della velocità ma pure dell'altezza. Hugo Sanchez con tutto il bene che te voglio, anche qua. Non trova le stesse fortune secondo me del suo compare Angelo Biondo. Pires col pizzetto che insomma è rimasta un'epoca ormai lontana. Abbiamo poi Larsson. Abbiamo il buon Wright, se non sbaglio, perché sì, questo, no, questo è Barnes, no, o Barnes o Wright, questi due, ma non ricordo, cioè sono identici praticamente. Abbiamo Deco che sembra Retegan, che magari qualcuno di voi non conoscerà, un mio ex compagno di squadra ai tempi dei Makers, che voglio dire niente di che. Abbiamo poi il buon Alan Shearer, l'Alano, un tronco, Didier Drogba, uno dei migliori attaccanti del calcio mondiale, relegato a un pezzo di tronco. Rush che fa compagnia al pizzetto di Pires con sti baffetti, con due di piede deboli, amico mio, ma dove ti avvii? Hidetoshi Nakata, poverino, l'unica versione decente è la Baby. Paolo Scolastico, gran centrocampista, mastino del centrocampo che purtroppo su FIFA non trova cittadinanza. Stessa cosa Giggs, due di piede debole, vai a fare compagnia al tuo amico Rush. Miro Klose, uno dei migliori attaccanti anche qua, totalmente inutilizzabile. Roy Keane in mezzo al campo, manco qua, neanche se va col T-Max insieme a Hierro lo utilizzerei. Trezeguet ancora, stesso discorso dei vari Drogba, eccetera. Ahimè, inutilizzabile. Il maestro Andrea Pirlo, così come Lampard, così come Gerrard, così come Xavi, così come Riquelme, tutti i giocatori che sono stati dei fenomeni, ma che purtroppo su FIFA non hanno trovato il giusto riconoscimento statistico. Quindi purtroppo non sono utilizzabili. Così come non è utilizzabile il King Litmanen. Tra l'altro, sta foto di Lampard mi pare uno struzzo. Vabbè. Owen, ex pallone d'oro, che non può circolare minimamente. Vieri e Inzaghi, che sono più famosi per i meme che altro. Abbiamo poi Rivaldo con due di piede debole, che non ve lo dico proprio. Pujol, che non ve lo dico neanche, Riquelme, che non si sa perché l'hanno messo, che non c'ha una versione buona sto Riquelme, Shevchenko, stesso discorso per i vari Drogba, eccetera, eccetera, Sandrino Nesta, che purtroppo è un po' lento, Rui Costa, Van Nistelrooy, questo, regà, vi giuro su Dio, mi sono spremuto, non mi ricordo chi è, comunque, se sta qua, non l'ho mai visto utilizzato, quindi non mi dice niente. Quindi questo a completare quello che è il pacchetto di quelle che sono le diverse Icon Prime, ragazzi. Quindi questo è quello che penso. Fatemi sapere se voi avete qualche idea discordante, magari avete provato a scegliere dell'attaccante della vostra vita e io ve lo auguro, ovviamente. Quindi mi raccomando, commentate, lasciate un like, in descrizione trovate tutte le info per le live giornaliere sulla piattaforma Viola e nulla, raga, un salutone al vostro Riberoschi, vi abbraccio e vi do appuntamento a un prossimo video. Bella.